La giornata rallentava. Io piango un grande amore spento per Ignazio. La nostra vita è stata profumata per 6 anni. La giornata rallentava quando ritornavamo a casa dal lavoro e la notte non interrompeva il nostro canto innamorato. Dopo, nel silenzio della casa, io restavo in attesa del mattino. Ero in cima alla mia esistenza. Di fronte alla casa, nel cuore di una colonna, c'è un'effigie di una Madonna e una lampada votiva. Da quando Ignazio mi ha abbandonata e ha fatto un figlio con una più giovane di me, ho pregato a lungo quell'effigie. Ma un brutto giorno mi è morta la speranza che Ignazio ritornasse e adesso guardo immobile la luna, che mi guarda impensierita in mezzo al suo cammino. Che devo fare? Commento. Non devi fare nulla, ma solo pensare che nello specchio della vita, Ignazio, sei tu che vivi, taciti ma forti, gli effetti del tuo passato incarnativo.